Comincia subito Walter che entra nel vero senso della parola dentro una città magica, nei sotterranei di Torino. Torino è la città magica per eccellenza. Molti sono i misteri che aleggiano sulla città, ma pochi sanno che forse il più importante di tutti si trova proprio sottoterra. Stiamo parlando delle grotte alchemiche, il luogo dove gli iniziati avrebbero trovato la pietra filosofale, cioè quello che svelerebbe il segreto dell'immortalità. E pare che sia proprio qua vicino a Piazza Castello, che è il punto magico principale della città, che si trovi l'accesso a una di queste grotte. Anzi, per essere precisi, dovrebbe essere sotto la fontana del Tritone. Il problema è come entrarvi. Ehi, vieni? Che cosa sono le grotte alchemiche? Quale segreto nascondono? Ma non c'è un tombino qui? Dove si trovano le grotte alchemiche? Beh, le grotte alchemiche sono dei luoghi segretissimi e misteriosi di Torino. Si ipotizza che un possibile accesso si possa trovare in uno di questi cunicoli. Ma che cosa sono le grotte alchemiche esattamente? Ma si dice che le grotte alchemiche siano dei veri e propri luoghi attraverso i quali è possibile compiere il cammino iniziatico verso la conoscenza. Ma non c'è mai entrato qualcuno? Cioè, si sono mai viste? Come si riconosce una grotta alchemica? Ma si dice che solo gli iniziati sono in grado di riconoscere l'accesso della prima grotta. E poi pare che questi accessi siano assolutamente occultati e segreti. E perché si ritiene che proprio qua, vicino a Piazza Castello, ci sia la grotta alchemica? Una grotta alchemica? Ma per tradizione Piazza Castello è il centro di Torino, è anche il centro dove il centro della magia di Torino, dove si concentrano tutte le energie magiche della città. E pare che la fontana vicino al tombino da cui siamo scesi sia appunto il catalizzatore per l'elemento acqua delle energie magiche della città. Voglio vederci chi è. Città di Torino ha circa 25 km di cunicoli di gallerie, praticamente è come se ci fossero due città, una alla luce del sole e una sotterranea. Grazie a questa rete di gallerie è possibile arrivare praticamente sotto ogni punto del centro storico. Ma pare che poco lontano di qui, a Mazzei, esiste un castello nel quale un fantasma ogni notte torna a ricombattere il suo eterno duello. Chissà se riusciremo ad incontrarlo. In questo castello c'è un fantasma. O almeno così si dice. Ma chi è questo fantasma? E perché tutte le notti torna proprio in questo castello? È quello che voglio scoprire, se riesco a resistere fino a domani mattina. La leggenda narra che proprio qui dove adesso sorge il castello, 1500 anni fa, Ipa, la regina dei popoli senza terra, venne bruciata viva perché colpevole di aver causato la morte di diverse migliaia di sudditi. Pare che ancora adesso, nelle notti di luna piena, la regina Ipa si sente gridare dal dolore. Questo è il Salone delle Armi ed è proprio qui che dovremmo incontrare il nostro fantasma. Questa sala non è mai riuscito nessuno a fermarsi per tutta la notte. Ed è quello che noi vogliamo fare. Non abbiamo fretta. E tu che ci fai qui? Sto cercando il fantasma. E ne sai qualcosa? Beh, conosco la sua storia. Ma è vera come storia? È vera, però c'è qualcuno che dice che siano rumori di aria, di acqua, perché qui ci sono delle grandi cisterne e delle tubazioni che vanno fino al fiume. Forse qualcuno pensa che non siano spiriti. Io penso di sì, e tu? Non so, io sono qui apposta per cercarlo. Allora parliamone domani. Ti lascio dormire qui e domani ci rivediamo. Buonanotte.
La notte è passata, di fantasmi non ne ho visti. Di conto però ho udito dei suoni la cui origine non è del tutto chiara. Ed inoltre, da quando sono entrato nel castello, ho avuto la sensazione come di essere osservato. Ma è solo una sensazione.